Oggi mi truccherò assieme a voi cercando di rifare il trucco che ho fatto ieri, che vi è piaciuto tantissimo e che era una sorta di esperimento, un po' per usare dei trucchi che non utilizzo tantissimo e un po' per salutare e accogliere la nuova stagione, l'autunno. Se seguite i Get Ready With Me da un po' di tempo saprete che su di me preferisco i colori freddi, mentre oggi andrò a truccarmi con colori decisamente caldi. E in tutto questo parleremo delle persone che spariscono. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video. Potete anche abbonarvi al canale, quindi sostenere mensilmente Cibis The Way. Oppure potete utilizzare i miei link e codici d'affiliata che trovate in descrizione di tutti i video. Acquistando quello che volete senza minimo di spesa, una piccola percentuale andrà a sostenermi. Grazie mille! Mamma mia, come sono cresciuti i capelli, sono lunghissimi. Comunque partiamo dagli occhi, ovviamente con il primer di Urban Decay, e sugli occhi andrò a utilizzare la Dreamy 2 di Nabla, che quando era uscita ero super mega ipergasata, ma in realtà l'ho usata veramente poco perché secondo me ha dei colori che non utilizzo tantissimo perché sono abbastanza caldi, nonostante ci siano un paio di colori decisamente freddi, in generale è una palette abbastanza calda. E come vi dicevo, io mi trucco principalmente con colori freddi perché penso che mi stiano meglio. In particolare andrò a utilizzare Deja Vu, che è questo marroncino un po' neutro, New Pass, che è invece questo marrone rossiccio caldo, Dionysus, che è un altro rossiccio, e poi per illuminare Amarcord, che è sempre sui toni rossi pescati. Se mi dimenticherò di citare qualche cosa, pennelli, prodotti, trovate tutto qua sotto in descrizione, faccio sempre la lista completa di tutto quello che utilizzo. Tempo fa su Instagram vi avevo parlato di questa serie MTV che avevo guardato, che si chiama Ghosted e parla appunto delle persone che fanno ghosting, che da un momento all'altro spariscono, smettono di scrivere, di rispondere ai messaggi, alle chiamate. E nel programma, un po' come funziona secondo me in Catfish, che è un programma che a me piace tantissimo, ci sono delle persone che si rivolgono appunto al programma per cercare di capire perché queste persone abbiano fatto ghosting, perché siano scomparse dalle loro vite, che cosa è successo. Perché magari spesso sono persone comunque in una relazione, da un giorno all'altro questi spariscono, non rispondono, si trasferiscono, oppure iniziano a bloccare sui social senza una vera e propria spiegazione, e quindi la persona che sta dall'altra parte si chiede: ma che cosa diamine è successo? E quindi niente, io ero molto sbigottita ma anche arrabbiata, perché è capitato diverse volte, e quindi ve ne avevo parlato e secondo me erano venuti fuori degli ottimi punti. Ovvero, molte persone mi hanno scritto che per loro era l'unica possibilità di lasciarsi alle spalle magari delle persone, delle relazioni tossiche. E da una parte io posso perfettamente capire perché perdere tempo e stare male quando dall'altra parte è una persona che non vuole il tuo bene, non ti fa bene, ma appunto ti fa star male. Soprattutto quando dall'altra parte è una persona che non è aperta al confronto. Secondo me però questo è anche il motivo per cui la gente tende a sparire, ovvero ha paura del confronto. Invece che stare, tra virgolette, a discutere e far presente delle problematiche e cercare di risolvere, è sicuramente più facile sparire. E questo io lo posso capire se ci sono magari dei problemi, diciamo, evidenti. Ma secondo me il punto critico è che molto spesso è evidente soltanto ad una persona che qualcosa non va. E quindi se non si parla, se non c'è dialogo, è impossibile risolvere la situazione. Poi magari molte volte si prova a parlarne, magari più o meno direttamente. Però ho notato che c'è molta difficoltà nell'essere chiari, nel parlarsi. Soprattutto nelle amicizie o nelle relazioni che sono magari all'inizio. È difficile aprirsi, è difficile essere molto schietti e parlarsi apertamente. Non so se per magari paura di un giudizio o proprio paura del confronto, paura di mettersi in discussione. Non lo so, fatto sta che trovo che sia un po' da codardi e un po' da pigri
Perché secondo me, anche se non si ha alcuna intenzione di risolvere, ma semplicemente di chiudere, è giusto far capire anche all'altra persona dove si sta sbagliando. Premesso che, secondo me, in linea generale, in qualsiasi tipo di rapporto, che sia relazione o amicizia, si è in due, quindi possono esserci delle problematiche evidenti da una parte, ma forse si è in due a sbagliare o si è in due a non essere sulla stessa lunghezza d'onda. In passato a me è capitato di sentirmi sbagliata. Ve l'ho raccontato in più di un'occasione, che una delle mie più grandi amicizie è finita proprio in questo modo. E io per anni sono andata avanti a chiedermi che cosa fosse successo, che cosa avessi sbagliato. Ma non mi è stata mai data l'opportunità di chiarire, di capire per quale motivo si fosse arrivati a quel punto. E non dico che magari avendo un confronto io sarei cambiata, le cose sarebbero andate meglio, ma sicuramente si sarebbe risparmiato dolore probabilmente da entrambe le parti, perché comunque per me è sempre stata una questione in sospeso. Ed è molto brutto perché soprattutto se si è introversi, insicuri, si fa poi molta fatica ad andare avanti e a ritrovare la fiducia nelle altre persone. Io per tantissimi anni non mi sono più fidata delle persone, sbagliando, perché comunque ognuno è diverso e non è giusto che passate esperienze mi precludano nuove esperienze, non è nemmeno giusto riversare i problemi passati legati a determinate persone su nuove persone che magari nemmeno si conoscono, che probabilmente hanno caratteri totalmente diversi. Gli ombretti Nabla un po' più metallizzati li uso sempre con le dita. Bene o male era questo quello che ho fatto sugli occhi, quindi ho cercato di sfumare, scurire un po' più la parte esterna e poi illuminare con Amarcord. Una cosa che sto facendo ultimamente, prima di mettere il mascara e prima di piegare le ciglia, è pettinarle. Questo è un pennellino che ho preso da Kiko, che in realtà utilizzo anche per magari le sopracciglia. Ultimamente lo sto utilizzando anche per pettinare le ciglia. Come mascara sto utilizzando il Size Up di Sephora Collection nella versione waterproof, che mi è stato inviato da Sephora Collection tramite Octoly. Non sono una grandissima fan dei mascara waterproof, lo sapete. Ma non è male, secondo me è un giusto compromesso. Su di me non mi piacciono molto i mascara waterproof perché li trovo troppo naturali, a me piace un effetto un po' più drammatico sulle ciglia. Bambi eyes tutta la vita, non nel senso del mascara vero e proprio, che comunque a me era piaciuto tantissimo quello di L'Oreal, ma proprio l'effetto da ciglia da cerbiatta, ecco. Per la base quasi nulla di nuovo, fondotinta di Lancôme, il correttore di Espresso. Vado ad utilizzare la spugnetta quella piccola di Real Techniques, che ultimamente preferisco quella più grande per stendere il fondotinta perché è molto più precisa. Tornando al discorso che stavo facendo, a me personalmente è capitato di allontanarmi in maniera, diciamo, naturale da una o più persone. E penso che non ci sia nulla di male, nel senso, col passare del tempo le persone cambiano, crescono e magari non ci si ritrova più su alcuni punti, su alcuni obiettivi di vita. In generale può cambiare comunque la nostra percezione del mondo, possono cambiare le nostre esigenze, possiamo cambiare noi come amici. Quindi quando c'è magari un allontanamento graduale da entrambe le parti, perché appunto non ci si ritrova più, non lo trovo così tanto problematico. Diciamo che io tendo a vedere un problema, tra virgolette, perché poi è sempre questione di punti di vista, quando da una parte c'è una persona che continua a farsi viva, che continua a scrivere e a chiamare quello che è, mentre dall'altra parte c'è proprio una persona a cui non importa più nulla, che non vuole più avere a che fare, ma invece di dirlo, guarda, non mi cercare più, non ho più interesse, semplicemente ignora. Ecco, quello lo trovo forse quasi un po' anche maleducato, tra virgolette, perché ci sta che non vuoi più avere a che fare con una persona. Magari hai provato a dirglielo, non è servito a niente, e allora lì posso capire. Però in linea generale, come vi dicevo,
data la mia esperienza personale, io preferisco sempre un confronto, che non significa dover litigare o dover per forza poi far pace o ricominciare o cercare di sistemare le cose. Mi è capitato di essere io quella a sparire, nel senso di non rispondere più ai messaggi. In realtà non c'erano messaggi a cui rispondere perché ero solo io a scrivere, ero la prima a farmi viva, ero io a proporre di uscire, ero io a organizzare magari delle serate con un gruppo di amici. Semplicemente ho iniziato a notare che appunto ero sempre e solo io a farmi viva, sempre e solo io a proporre, a interessarmi degli altri. E quindi semplicemente un giorno ho detto: sai che c'è? Voglio provare a vedere se smetto di essere io la prima a scrivere, io la prima a proporre, che cosa succede. E che cosa è successo? Io queste persone non le ho più sentite da allora. Quindi diciamo che in quel caso o sono stata io a non aver capito che magari le cose non stavano andando bene, o semplicemente per menefreghismo delle altre persone, o magari si è cambiati interessi, gusti, continuavano ad accettare comunque perché continuavamo ad uscire, cioè io quando proponevo erano tutti contenti, ci vedevamo e poi stavamo anche bene. Non so, io ho sempre un po' di timore a parlare di amicizia perché mi sento sempre quella sbagliata. Non perché io abbia una concezione fissa dell'amicizia, penso che ci possano essere diversi tipi di amicizia. Mi sto focalizzando di più sull'amicizia perché sto da 12 anni con la stessa persona e di grandi sparizioni in relazioni sentimentali in realtà non le ho mai avute. Quando un rapporto doveva finire ci siamo sempre chiariti, abbiamo sempre parlato. Io sono una persona abbastanza diretta, che è una cosa che non mi ha mai portato grandissimi benefici. Però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque mi focalizzo di più sulle amicizie perché ho avuto appunto più esperienze in questo senso. Mi è capitato molte volte di non sentire più una persona perché magari io ho smesso di scrivere per prima, quell'altra persona non mi scriveva più, ci siamo allontanate quindi in maniera graduale, non perché fosse nata dell'antipatia, non perché ci fossero problemi, ma perché magari non c'era così tanto interesse da tutte e due le parti. Mi è capitato anche magari di non sentire più per un periodo una persona e poi all'improvviso si è rifatta viva, abbiamo continuato a sentirci ogni tanto. Come dicevo, ci sono tanti tipi diversi di frequentazioni, di amicizia, non tutte devono essere ci dobbiamo sentire tutti i giorni, uscire sempre assieme, avere un'amicizia esclusiva, super migliori amiche, eccetera. Però ecco, ci vuole comunque impegno da tutte e due le parti, perché è un rapporto che va comunque coltivato e se non c'è volontà da entrambe le parti si fa fatica a mandare avanti un rapporto, non può essere soltanto una persona a fare tutto, perché appunto poi quando questa smette per una volta di scrivere, cos'è? Finisce tutto, cioè capite che è strano. Intanto sto scaldando un po' l'incarnato con questa terra di Mulac, dovrebbe essere Morfeo. Sì, di solito utilizzo lo stick in crema, ultimamente sto utilizzando invece la terra in polvere. Non so perché, forse avevo solo bisogno di cambiare qualche cosa nella mia routine. Come blush utilizzo invece questo abbastanza scuro, il Blossom Blush di Nabla, e ne utilizzo pochissimo perché a differenza di altri blush di Nabla, questo è molto molto pigmentato, quindi di questo ne uso veramente pochissimo. Diciamo che io, per concludere, sono una persona abbastanza forse stupida, o meglio ingenua, perché tendo veramente a dare un sacco di opportunità alle altre persone. Perché proprio non mi voglio arrendere, soprattutto perché penso sempre meglio degli altri di me stessa. Nel senso che giustifico il comportamento magari non sempre corretto, che non mi fa sempre star bene degli altri, dicendo però io sono difficile. Tendo molto a pensare, rimuginare e appunto a pensare sempre che il problema sia io, ma perché sostanzialmente io posso, cioè io so cosa penso io, non so cosa pensa l'altra persona, io so come sono fatta io, so come reagisco, so come mi comporto, non so le intenzioni dell'altra persona, quindi tendo a riflettere tutto su me stessa ed è per questo che io cerco molto spesso il confronto, cerco molto spesso di parlare, perché non posso prevedere o sapere
perché una persona si comporta in un determinato modo, come reagisce in certe situazioni. Se non me lo dici, io non posso sapere che quello è il tuo modo di reagire, che hai bisogno, che so, di attenzioni o di spazio. Però molte persone invece danno per scontato che il modo in cui si comportano loro è il modo di default di tutti quanti. E quindi manca secondo me molto questa cosa del confrontarsi, che non vuol dire discutere o litigare, ma parlarsi, diciamo, apertamente. Non vuol dire raccontare i propri segreti più profondi, più oscuri, ma semplicemente dire: guarda, io la penso in questo modo, io mi sento in questo modo. E quindi niente, io ho sempre avuto abbastanza problemi con chi invece fugge e appunto non fa sapere quale sia effettivamente il problema, perché rifletto poi tutto su me stessa, di nuovo sbagliando. Sulle labbra vado a mettere Velvet Teddy, che è uno dei miei rossetti preferiti ed è quasi finito. Rimane tutto questo, cioè pochissimo, e secondo me si abbina bene al trucco occhi, perché è un nude abbastanza caldo. Poi è uno di quei matte che è confortevole sulle labbra, quindi è uno dei più usati da me anche per questo. Mi sono dimenticata una cosa importantissima. Stavo dicendo, ecco finito, ma l'illuminante. Mi sono dimenticata di mettere l'illuminante, che è sempre lui, quello di Becca, il Moonstone. Sembrava infatti che mancasse un po' di luce a questo visino tutto rosso, sui toni comunque caldi, che quando mai. Tra l'altro l'illuminante è abbastanza freddo, ma non mi convincerete mai a usare un illuminante proprio molto giallo o dorato. Preferisco qualcosa di più freddo. Secondo me, su di me, i colori freddi in generale stanno meglio. Poi magari è soltanto una mia impressione. Per concludere un po' il discorso, io non condanno chi sceglie di smettere di farsi sentire con una persona. Le motivazioni possono essere tante, soltanto voi sapete come state e che tipo di relazione avete con altre persone. Ci sono tantissime situazioni tossiche in cui si cerca di venire incontro, si cerca di risolvere, ma non si trova una via di fuga. Quello che a me dispiace è che molto spesso, soprattutto al giorno d'oggi, che molte relazioni comunque si basano su messaggi, interazioni sui social, eccetera, è sempre più facile sparire, è sempre più facile troncare con le altre persone, eliminarle dalla propria vita, anche appunto senza una vera e propria spiegazione. E ripeto, da una parte può essere anche un bene, perché molte persone possono farci del male, possono attraverso appunto anche i social infastidirci, avere degli atteggiamenti non carini, insultarci, fare commenti non richiesti o inappropriati. Nessuno può permettersi di giudicare come vi sentite voi e la relazione, diciamo, che avete con altre persone. A me rende però triste il fatto che ci sia sempre meno volontà da parte di alcune persone, in situazioni, diciamo, normali, di confrontarsi, di parlarsi apertamente, anche solo per dire: guarda, non mi sento più di sentirti, non mi sento più di continuare questa frequentazione. Non c'è sempre bisogno di identificare un colpevole per cui le cose non vadano bene. E lo dico anche a me stessa, perché tendo invece sempre a puntare il dito contro me e dire: tu hai sbagliato, vedi, sei una persona difficile da amare, le persone non ti vogliono bene perché sbagli in questo, sbagli in quello. Alcune cose semplicemente non vanno e non è giusto doversi incolpare per questo. Ora fatemi però sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo trucco. Io mi vedo sempre un po' strana con i colori caldi, cioè da una parte mi piace, dall'altra non so se sono convintissima. Fatemi sapere anche le vostre esperienze, se vi è capitato di smettere appunto di sentire qualcuno, quindi sparire, o se dall'altra parte c'è stata una persona che da un giorno all'altro ha smesso di rispondervi e magari come me vi state ancora chiedendo per quale motivo. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!